Investito in via Vico, muore un anziano, è deceduto poco dopo il ricovero al Cardarelli, è accaduto poco distante dal terminal. Rocco Palumbo, di 81 anni, faceva la spola tra il Molise e la Germania. L'attacco di Iorio, Toma come frattura, nuovo scontro sui debiti accumulati nella sanità. L'ex governatore ha rivendicato di essersi battuto nell'interesse dei molisani. Nessuna rottura con il passato, ha detto. Tre centraline mobili per l'area di Venafro saranno messe a disposizione per controllare il livello di inquinamento nella piana. Si sposteranno anche a Sesto Campano, Pozzilli e Montaquila. Elio Germano è Ligabue a Berlino, l'attore molisano protagonista del film Volevo nascondermi, che racconta la storia del pittore italiano in concorso al Festival berlinese. L'appello dei tifosi per la gara di domenica. Campobasso affronta il Pineto a Selvapiana. Per non interrompere la rincorsa al primato, i supporter chiedono il pienone allo stadio. Buon pomeriggio, edizione delle 14 del nostro telegiornale. Un saluto a tutti voi dalla redazione. Parliamo di cronaca in apertura, lo avete sentito dai titoli di copertina. Rocco Palumbo, 81 anni, originario di Sant'Elia a Pianisi, ma residente da tempo a Campobasso, faceva la spola tra il Molise e la Germania, era stato investito in via Vico da un'auto mentre attraversava la strada a poche decine di metri dal terminal, è stato trasportato in ospedale e deceduto poco dopo. I particolari nel servizio di Tonino Danese. Ancora un investimento mortale a perdere la vita a Campobasso. Un uomo di 81 anni, originario di Castellino del Biferno, ma domiciliato in Germania, rientrava periodicamente in Molise. Rocco Palumbo è stato investito nella tarda mattinata di ieri mentre attraversava nel tratto di strada tra il terminal bus e il semaforo prima di via delle Frasche. L'anziano è finito sulla macchina, prima battendo contro il vetro e poi a terra. L'uomo alla guida avrebbe anche provato ad evitare l'impatto, ma non ci è riuscito. Le condizioni dell'anziano sono apparse subito gravi ai soccorritori chiamati sul posto. Il guidatore della macchina si è fermato, scioccato per quanto accaduto, ed è stato tra i primi soccorritori. Per i rilievi la polizia municipale. La corsa in ospedale dell'ambulanza del 118, i medici hanno provato a salvare l'81enne, a intervenire sulle ferite, in particolare alla testa. L'operazione chirurgica, ma intorno alle 23 di ieri sera il cuore di Rocco Palumbo si è fermato. La magistratura, come da prassi, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Con gli agenti della municipale di Campobasso si lavora sulle testimonianze e sui risultati dei rilievi per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Tra la fine dello scorso anno e il primo mese del 2020 sono 4 gli investimenti mortali: la giovane a Vinchiaturo nella notte tra il 25 e il 26 dicembre e altre 2 persone a Termoli tra il 27 dicembre e il 3 gennaio. Adesso l'uomo di 81 anni. Torneremo più avanti a parlare di cronaca, parliamo adesso del nuovo episodio che sta caratterizzando in questi ultimi giorni i rapporti tra il governatore Toma e l'ex presidente della regione Iorio. Stavolta è stato Iorio ad attaccare Toma, rivendicando il diritto, il successo di aver fatto slittare i contributi agli ex dipendenti dell'ASREM durante gli anni del terremoto, questo che episodio che però ha provocato l'accumulo del debito nella sanità, una situazione che aveva indotto Toma a accusare lo stesso Iorio. Insomma, nel botta e risposta che sta animando la scena politica del centrodestra, Toma ha paragonato Iorio ha paragonato frattura a Toma. Sentiamo. Proprio come nella saga di Indiana Jones, arriva il sequel del primo capitolo nel quale Toma aveva accusato Iorio di essere responsabile di un buco di 86 milioni nei conti disastrati della sanità molisana e di sentirsi un po' come l'eroe di Spielberg alla ricerca del tesoro perduto. Dopo aver invitato il presidente a dare più concretezza alla propria azione politica e a pensare meno all'avventura, Iorio ha rilanciato e ha fatto da cassa di risonanza ad alcuni boatos che circolano da un po'. L'ex governatore si è assunto la responsabilità
responsabilità della sospensione dei contributi post-sisma ai dipendenti delle ex ASL negli anni 2002, 2003 e 2004 e di aver chiesto, come lo ha definito, un vantaggio straordinario ai cittadini molisani. Una responsabilità, ha aggiunto Iorio, della quale è giusto farsi carico riferendosi ai 50 milioni di debiti accumulati e ai 30 di mora. Ma a questo punto Iorio ha affondato il colpo e si è chiesto se sia vero che Toma non si sia presentato all'incontro per la transazione che a settembre era stato organizzato dal direttore generale dell'ASREM Sosto con il presidente dell'INPS Tridico. La mancata presenza di Toma ad un incontro cruciale, ha suggerito Iorio, ricorda le assenze di frattura per il decreto Balduzzi. E nel parallelo Iorio ha aggiunto un carico da 90. Come mai, si è domandato, i massimi dirigenti della regione sono stati confermati da Toma anche dopo aver vinto le elezioni e ha continuato ad operare sulla falsa riga di quanto fatto da frattura. Sul piano politico, una stoccata all'attuale governatore già alle prese con una serie di problemi interni non ancora risolti, ma è chiaro che al cospetto degli attacchi di Iorio, il resto sembrano bazzecole. L'ex presidente ha rivendicato di aver intrapreso una battaglia nei confronti del governo Prodi, che aveva inserito nella finanziaria una norma che dichiarava non legittime le sospensioni dei contributi per i soli enti pubblici. I senatori dell'epoca, Astore e Di Giacomo, presentarono un provvedimento che stabiliva la rateizzazione delle somme. Lì nasce l'apertura del contenzioso, che non è ancora chiuso. Iorio ha concluso annunciando di aver promosso una richiesta di accesso agli atti per verificare quali siano i passaggi effettuati dall'attuale governo per la questione debiti. E con Toma che annuncia di voler portare bombe in aula e Iorio che parla di macigni e lo paragona a frattura, più che davanti a Indiana Jones pare di assistere ai combattimenti di Highlander, che, come si sa, come dice il protagonista del film, resterà uno solo. Saranno tre le centraline per individuare i livelli di inquinamento dell'aria nella piana di Venafro, lo ha annunciato il governatore Toma nel corso di un incontro. Saranno centraline mobili e terranno sotto controllo l'aria a Sesto Campano, a Pozzilli e a Montaquila. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. L'incontro convocato dal presidente della regione Toma al comune di Venafro ha prodotto i risultati sperati dagli amministratori locali. Per monitorare con maggiore efficacia l'inquinamento sulla piana, a breve saranno attivate tre centraline mobili. La prima, già disponibile, entrerà in funzione lunedì. Altre due saranno invece acquistate in tempi ragionevoli. Resteranno accese per almeno un anno, ma soprattutto dovrebbero permettere di analizzare le caratteristiche delle polveri sottili e possibilmente indicarne la provenienza. La scelta di puntare sulle centraline mobili non è casuale, possono essere usate sin da subito, evitando le lungaggini burocratiche necessarie per l'installazione di quelle fisse. Abbiamo convenuto che è necessario rafforzare in maniera decisa il monitoraggio dell'aria nella piana di Venafro, quindi aggiungiamo tre centraline mobili in maniera tale che, aggiunte alle due centraline fisse, possano darci un'idea nel breve periodo di quello che sta succedendo nella piana di Venafro, in particolare di quali sono gli agenti, in che percentuale incidono gli agenti inquinanti. Appena dopo aver terminato, comunque nella fase di monitoraggio, decideremo le azioni da fare. Oltre ai vertici della regione e dell'ARPA, all'incontro hanno partecipato anche i sindaci dei comuni della piana maggiormente interessati dal problema: Pozzilli, Sesto Campano, Montaquila e naturalmente Venafro. L'obiettivo è quello di un monitoraggio continuativo da parte di ARPA dei comuni limitrofi nella piana di Venafro della durata di un anno, per avere appunto a questo, in questo caso, un riscontro completo dei dati attraverso poi anche un'operazione di speciazione che serva, ci ha spiegato l'ARPA, a ricollegare poi i dati alle fonti da cui provengono. Ecco, questo quadro è fondamentale per poter individuare quello che chiedevamo noi come comune, le cause di questi sforamenti, le cause della situazione che c'è nella piana di Venafro. Su questo il presidente Toma è stato disponibilissimo a recepire le nostre istanze. La prima centralina mobile sarà attivata nel comune di Sesto Campano. In ogni caso tutti gli amministratori si sono detti soddisfatti di questo incontro, poiché dopo tante parole si è passati ai fatti, dando il via a un'indagine più approfondita sulle cause dell'inquinamento. L'importanza di questi incontri è dovuta anche al fatto che si fa una valutazione serena di quella che è la situazione del nostro territorio, che non comprende solo Venafro ma anche i comuni limitrofi, e si esce anche un po' da quell'ottica
stretta di individuare immediatamente le cause e le fonti di inquinamento. Una ricerca approfondita, una ricerca oculata, una ricerca professionalmente portata bene ci può dare delle indicazioni precise su quelli che potrebbero essere le fonti inquinanti. E parliamo di noi, di 40 anni di storia della televisione in Molise, di presenza nelle vostre case, perché uno studio dell'Agicom conferma il ruolo insostituibile di Telemolise nella nostra regione. Il direttore Emanuela Petescia e Angelo Pompei, che ha estratto dagli archivi immagini antiche di 40 anni, hanno raccontato in pochi minuti il senso della presenza della nostra TV. Vediamo. Un recente studio Agicom, realizzato su scala nazionale, conferma il primato di Telemolise su tutti gli altri organi di informazione. È un confronto che non si basa solo sui dati Auditel, dunque tra televisioni, e non è strettamente relativo agli ascolti. Lo studio Agicom, di cui parliamo, è una ricerca che si propone di capire in che modo le popolazioni nei diversi territori italiani soddisfino la conoscenza delle notizie locali, da quali fonti le attingano. Ebbene, mentre spicca il TGR della RAI in quasi tutte le regioni italiane, alla voce del Molise spicca Telemolise. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. Perché nel Molise la fonte di informazione più credibile e autorevole sia la nostra televisione, prima in assoluto su tutti gli altri media, social compresi, non è difficile da intuire. Può contare Telemolise su una storia lunga 40 anni e soprattutto può contare su un modello organizzativo esaustivo ed efficace nell'arco delle 24 ore. È una filosofia di appartenenza alla popolazione, forse, la marcia in più della nostra televisione, la certezza, cioè radicata sul territorio, che Telemolise faccia parte della propria famiglia, entrando nelle case come fosse un'amica di cui nessuno riesce a fare a meno. Era stato il primo editore, Lelio Pallante, a plasmare la TV a immagine e somiglianza dei bisogni delle persone. La notizia non vive di luce propria, amava dire sempre. La notizia è quella che la gente percepisce una notizia, desidera diventi una notizia. E così, in quel solco già tracciato, ha proseguito Quintino Pallante, l'attuale editore, saldando la filosofia dell'informazione al servizio del cittadino all'avanguardia tecnologica. E allora, Telemolise c'è sempre, in ogni momento della giornata, anche di notte, qualunque cosa accada, qualunque sia l'esigenza, se la notizia è allegra o se è dolorosa, se c'è tanta gente o una persona sola, non importa dove, non importa quando. È questa la carta vincente della TV, l'aver occupato uno spazio che gli altri media non possono occupare, raccontando giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, la storia e le storie della nostra regione, con un archivio lungo 40 anni, un archivio unico, come eravamo. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another, of the way we were.
In avvio di giornale, i funerali del presidente del Consiglio regionale del Molise, avvocato Gabriele Veneziale, svoltisi nel pomeriggio a Isernia. La salma è stata portata a spalle dagli amici del Partito Socialista fino alla chiesa di Santa Maria Assunta, dove è stato celebrato il rito funebre da Monsignor Achille Palmerini, vescovo di Isernia. E l'aver occupato questo spazio, che scivola nel privato, perfino nell'intimo delle persone e per così tanti anni, l'aver ricoperto un ruolo così prezioso e così insostituibile consegna a Telemolise le piccole e grandi soddisfazioni di sempre. I premi, gli encomi, le copertine dei quotidiani e delle riviste, le tesi di laurea, gli studi di settore, i TG d'oro, le medaglie. Così, consultando questa tabella, l'ultimo studio Agicom, è con una punta di orgoglio che viene spontaneo concludere con una delle frasi più ricorrenti e familiari ai nostri telespettatori. Grazie perché scegliete Telemolise. Bene, torniamo alla cronaca. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, operazione dei carabinieri di Termoli al confine tra Puglia e Molise. I militari coordinati dal colonnello Fabio Ficucello sono intervenuti sulla statale 16, hanno portato in caserma diverse persone per accertamenti. Le indagini sono in corso e non si escludono misure cautelari. Restiamo a Termoli, ma per parlare del caso di Vicky, di Victorin Bucci, la donna ripescata morta nelle acque del porto di Termoli all'interno della sua panda rossa. Dopo l'autopsia, proprio la panda è ora oggetto dell'esame tecnico da parte degli esperti della Procura. Sentiamo Fabrizio Chionero. Da un lato si aspettano i risultati dell'autopsia sul corpo di Victorin Bucci effettuata a Bari dall'equipe del professore Francesco Introna, dall'altro al via gli accertamenti sulla panda rossa recuperata dai fondali del porto di Termoli mercoledì 22 gennaio dopo oltre un mese di ricerche. Due passaggi distinti ma interconnessi tra raffronti, analisi e indagini approfondite per fare chiarezza sulle ultime ore della donna di 42 anni di Larino. In particolare il perito in caricato dalla Procura, l'ingegnere Giovanni Russo, dovrà stabilire da dove e in che modo l'auto di Vicky sia finita in acqua, fornendo ulteriori elementi agli investigatori. Dalle prime immagini del recupero, l'auto sequestrata e trasferita in un'officina della città aveva i finestrini anteriori aperti, era priva di paraurti e di altre parti della carrozzeria anteriore. L'esperto nominato dalla Procura, attraverso misurazioni e altre verifiche, cercherà di individuare il punto dal quale la panda si sia inabissata, ma anche di capire come sia possibile che sia finita in acqua senza lasciare tracce o pezzi evidenti nella zona del porto. Velocità e altri aspetti, allo studio la possibile traiettoria dell'auto, in attesa anche degli studi sulle correnti marine. Tutte le ipotesi restano aperte in attesa di elementi più nitidi e di riscontri ufficiali sulla morte di Vicky, un'inchiesta che al momento vede come unico indagato il compagno, difeso dall'avvocato Ruggero Romanazzi. Quattro quintali di rame rubati a Vasto sono stati recuperati dai carabinieri di Termoli dopo un inseguimento di un furgone sulla Statale 16 vicino Campomarino. I banditi sono scappati tra le campagne. All'interno del furgone sono stati trovati, li vediamo nelle foto, passamontagna, attrezzi. L'ipotesi dei militari è quella di una banda specializzata. Le indagini sono in corso. Si parlerà soprattutto di archeologia Isernia nel corso dell'apertura dell'anno accademico dell'università. In programma lunedì l'idea è proprio quella di far ripartire i corsi in questa disciplina. Sentiamo Enzo Di Gaetano. L'Università del Molise potrebbe tornare a Isernia con il suo corso di laurea in archeologia?
Per l'assessore regionale Roberto Di Baggio è più di una speranza. Infatti lunedì prossimo a Campobasso la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi del Molise sarà incentrata soprattutto sul tema dell'archeologia e degli studi storici e paleontologici, con la presenza di ospiti illustri, tra cui l'archeologo Salvatore Settis, presidente del Consiglio Scientifico del Louvre di Parigi, una scelta importante e preziosa, quella operata dal rettore brunese, che ha inteso accendere i fari sull'enorme patrimonio archeologico e storico del Molise. Un patrimonio forse unico al mondo, su cui imbastire progetti ambiziosi di riscatto di un intero territorio per troppo tempo abbandonato a se stesso. E come evidenzia l'assessore regionale all'istruzione lisernino Roberto Di Baggio, emerge così il collegamento ideale a questo punto concreto con l'intero territorio della provincia di Isernia e con il Museo Paleolitico, con il suo enorme potenziale ancora inesplorato e su cui implementare progetti di portata nazionale e mondiale, grazie anche al preziosissimo ultimo rinvenimento umano, alla presenza di innumerevoli testimonianze di epoca romana e sannita. Il territorio di Isernia si presenta quindi come l'alveo naturale in cui condurre e ricondurre percorsi di studio e specialistici di alta formazione. Ci sono tutte le premesse concrete per far sì che potesse quindi ospitare nuovi corsi di laurea e nello specifico specializzarsi in quella che è la sua naturale vocazione, l'archeologia. In sostanza un auspicio a far tornare a Isernia il corso di laurea in archeologia. Di Baggio fa sul serio e ci crede, punta sul ritorno della facoltà andata via da Isernia negli anni passati, senza alcuna reale motivazione. Non ha mai perso un giorno di lavoro, attivandosi per far sì che l'offerta formativa e universitaria migliori e sia equamente distribuita sul territorio e calibrata rispettando la naturale vocazione del territorio pentro. I mercati e le attività fieristiche di Campobasso saranno invece l'argomento discusso nell'incontro promosso dalla Confcommercio in programma oggi a Campobasso. Interverrà anche l'assessore comunale alle attività produttive Paola Felice. L'appuntamento è alle 16.30 nella sede della Confcommercio in Contrada Colle delle Api. E si intitola invece Exodus Escape from Libya, il documentario che sarà proiettato stasera nella sede della Casa del Popolo a Campobasso in via Gioberti. All'evento in programma alle 18.30 parteciperà anche Michelangelo Severgnini. Parliamo di cinema a questo punto con il film Volevo nascondermi, in cui uno strepitoso Elio Germano interpreta Antonio Ligabue, pittore italiano. Il servizio è di Enzo Luongo. Eccole le prime attesissime immagini di Elio Germano nei panni di Antonio Ligabue. Sono le prime sequenze tratte da Volevo nascondermi, il film di Giorgio Diritti che uscirà al cinema il prossimo 27 febbraio e che racconta la vita del grande pittore emiliano vissuto nel secolo scorso. 43 anni dopo, dunque, c'è di nuovo un molisano nei panni di Ligabue. 43 anni fa, era il 1977, la Rai mandava in onda quello che ancora oggi è considerato uno dei massimi successi della storia della televisione pubblica. Lo sceneggiato che tenne incollati al piccolo schermo milioni di italiani stregati dalla Ligabue, interpretato allora da Flavio Bucci. L'attore di Casa Calenda, grazie a quello sceneggiato, fu consacrato e ancora oggi la sua immagine in automatico viene associata a quella del pittore. Ligabue non è mio padre. Io qui non ci resto, io voglio tornare in Svizzera. Ora appunto 43 anni dopo, singolare coincidenza, è ancora un molisano a vestire i panni del pittore. Coincidenza nella coincidenza, Germano e Bucci proprio in questa stagione sono entrambi presenti nel cartellone teatrale del Loto di Ferrazzano. Il primo a dicembre ha proposto l'innovativa versione in 3D del suo spettacolo Segnale d'allarme, La mia battaglia. Il secondo tornerà a recitare nella sua regione dopo una lunghissima assenza proprio al Loto i prossimi 23 e 24 febbraio, quando metterà in scena E pensare che ero partito così bene, nel quale racconta della sua vita e ovviamente anche dello sceneggiato su Ligabue che lo consacrò al grande pubblico. E oggi alle 17.30 alla Fondazione Molise Cultura andrà in scena la riduzione teatrale Partono i bastimenti, la prima emigrazione italiana in America, tra parole, musica e immagini, curata da Franco De Santis con la partecipazione dell'attore Aldo Gioia e del musicista Nicola Palladino. L'evento, promosso dall'associazione Pro Arturo Giovannitti, rappresenta la giornata conclusiva di programmazione e di chiusura della mostra
regionale dedicata proprio all'emigrazione molisana dal titolo Le donne e l'emigrazione. Parliamo ora invece di bellezza perché su tutti i maggiori organi di informazione ormai si parla soprattutto di Molise. Vediamo in questa chiave il servizio di Enzo Di Gaetano. In uno spirito di rinascita culturale che pervade il nostro territorio e soprattutto Isernia, candidata al bando Capitale della Cultura 2021, le associazioni Adiform e Moli 2, con il patrocinio del Comune di Isernia, che riconoscendone l'alto valore promozionale ha sponsorizzato e sostenuto finanziariamente l'iniziativa, hanno promosso la prima rassegna e concorso culturale nazionale itinerante. Si tratta di un'iniziativa culturale che ha la pretesa di coinvolgere l'intero territorio molisano e non solo, perché è un concorso nazionale, quindi noi ci aspettiamo delle iscrizioni anche dalle altre regioni. Tutta l'azione è stata voluta perché intendiamo sfruttare l'onda. Si sta parlando di Molise in modo anche positivo, per fortuna una volta tanto, e noi vogliamo fornire i contenuti di questa positività. E quindi che cosa c'è di meglio della cultura? Intesa in senso lato, danza, musica, fotografia, tutto quello che il nostro territorio può offrire agli altri per essere conosciuto e a noi per essere valorizzati. Sei le categorie in cui sarà possibile concorrere: poesia, narrativa, musica, danza, fotografia e leggenda. Tutte le opere in gara dovranno essere consegnate entro il prossimo 20 marzo. Partecipare a questo concorso significa anche partecipare ad una rassegna che si svolgerà in tanti posti del Molise. Però iniziamo da Isernia. Isernia, città della cultura 2021. Grazie a Chianischi che ci ha candidato e con il nostro orgoglio molisano e con il nostro orgoglio isernino vogliamo cominciare qui da Isernia il 21 marzo con una grande manifestazione all'Auditorium di Isernia e finire qui ad Isernia il 13 dicembre del 2020 con un grande evento di premiazione del concorso. Ma a questa manifestazione e questa rassegna faranno parte tanti comuni. Primo Agnone, il mio paese, poi Venafro, Campobasso, addirittura Busto, Vinghiaturo, Scapoli. Scapoli, abbiamo avuto un gemellaggio tra il Museo della Campana Marinelli e il Museo della Zampogna di Scapoli, quindi portiamo avanti le nostre tradizioni con questa rassegna che ci vedrà impegnati nel corso di tutto l'anno 2020. Romanzo giallo scritto a due mani dalle sorelle Alessia e Veronica Palladino, si intitola La morte delle Afroditi bionde, sarà presentato domenica pomeriggio a Campobasso, introdurrà i lavori la docente del liceo scientifico Adele Fraracci, l'appuntamento è all'Hotel Rinascimento alle 18. Siamo arrivati in chiusura di telegiornale, prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di stasera con Ingresso Libero, la nuova trasmissione del venerdì di Telemolise, la condurrà questa sera Pasquale Di Bello, si parlerà del quadro politico, delle reazioni, di tutto quello che è accaduto in settimana dopo il voto delle regionali in Calabria e in Emilia-Romagna. Ci saranno il segretario del PD Facciolla, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Greco, il coordinatore di Fratelli d'Italia Di Sandro, il consigliere regionale Gianluca Cefaratti, prevista anche un intervento telefonico con il coordinatore della Lega Iari Colla. L'appuntamento è alle 21 con Ingresso Libero. Noi invece ci fermiamo, vi lascio alle previsioni del tempo, vi ricordo il TG delle 15, per il momento è tutto, grazie e a più tardi.